Oggi abbiamo inaugurato il dipinto alle mie spalle, che era Palla d'altare della Misericordia. Questo dipinto era dimenticato in un magazzino e grazie anche al lavoro della sovrintendenza che lo ha ritrovato, abbiamo erogato una cifra di finanziamento per il restauro. Oggi finalmente questo restauro è terminato, dobbiamo dire grazie alla restauratrice Roberta Rizza che ha fatto un lavoro splendido. Questo dipinto è attribuito al Muziano, è della seconda metà del Cinquecento e oggi riprende l'antico splendore, era in condizioni veramente, diciamo, pietose. Tutto questo nell'ambito del settore di intervento della Fondazione, che è quello dell'arte e dei beni culturali in genere, e cioè che ci sta permettendo di restaurare diverse cose. Oggi abbiamo anche il restauro dell'affresco della chiesa di San Rocco, dell'abside della chiesa di San Rocco, che speriamo di vedere fra 6-7 mesi all'antico splendore. Devo ringraziare, come ho detto prima, la sovrintendenza, il sovrintendente De Chirico e nel funzionario dottor De Logu. Devo ringraziare la diocesi, sua eccellenza il vescovo, e il parroco di Sant'Andrea che è proprietario di questa tela, don Luca Conticelli, l'ufficio beni culturali della diocesi di Orvieto Todi. E a questo punto ce lo godiamo qui per 5 anni, perché è stato dato incomodato dalla fondazione per 5 anni, quindi chi lo vorrà ammirare verrà qui in fondazione.